capitolo 9, dal versetto 22. Gesù dunque li chiamò e parlò loro così: perché ci avete ingannato dicendo, stiamo molto lontano da voi mentre abitate in mezzo a noi? Or dunque siete maledetti e voi non cesserete mai di essere schiavi, spaccalegna e portatori d'acqua per la casa del mio Dio. E quelli risposero a Gesù e dissero: era stato espressamente riferito ai tuoi servi che il tuo Dio, il Signore, aveva ordinato al suo servo Mosè di darvi tutto il paese e di sterminare davanti a voi tutti gli abitanti. E noi, per causa vostra, siamo stati in gran timore per le nostre vite e abbiamo fatto questo. E ora eccoci qui nelle tue mani. Trattaci come ti pare, che sia bene e giusto di fare. Gesù li trattò dunque così, li liberò dalle mani dei figli di Israele perché questi non li uccidessero, ma in quel giorno li destinò a essere spaccalegna e portatori d'acqua per la comunità e per l'altare del Signore, nel luogo che il Signore si sarebbe scelto, ed è ciò che fanno ancora al giorno d'oggi. Questi signori qua ci insegnano una cosa molto particolare. E non avendo conoscenza della Bibbia, non avendo questo splendido libro fra le mani, non avendo la Torah come ce l'aveva il popolo di Israele, sono capaci di insegnarci la fede. E a volte, alcune volte, ci fanno un pochino vergognare, perché loro con le loro opere dimostrano un timore particolare verso Dio. Tutto nasce dalla paura del loro cuore. Tutto nasce perché credono alle parole che Dio ha detto a Mosè. Noi abbiamo udito che il Signore, parlando a Mosè, le ha promesso questa terra. E siamo stati in grande angoscia. Giorno e notte, i profeti, i ministri, lo Spirito Santo bussano al nostro cuore parlandoci della verità, dicendoci che l'inferno è una realtà, dicendoci che l'anima nostra è in pericolo, che Satana la vuole distruggere, la vuole deportare, la vuole annientare. E per noi invece sono parole, come dice l'altro profeta, sono come una canzone d'amore, una parola che entra ma che non produce effetto. Mentre questi uomini sono presi talmente tanto da un timore, da un'angoscia nel cuore, che studiano il modo di scampare l'anima loro. E si applicano, si mettono all'opera. Il piano non rimane solo scritto su una scrivania o non rimane solo consultato fra persone, ma si mettono all'opera, partono. E dall'altra parte ci sono le persone spirituali, il popolo di Israele che se la prende con i capi. Ah, come mai siamo caduti in questo imbroglio? E questo è quello che tante volte fa la Chiesa. Ma scusate, Dio non aveva detto che un popolo prima dovevi offrirgli la pace? O il loro desiderio di conquista era andato oltre? E nella volontà di Dio distruggere? Perché il Signore ha tenuto velate queste cose a Gesù e ai suoi capi? Perché da parte loro c'era un riconoscimento della parola di Dio. E quando c'è riconoscimento della parola di Dio, il Signore si muove a nostro favore. E questi personaggi serviranno il Tempio di Dio. Persone prese dal nulla, persone destinate alla distruzione, persone
Persone che nel corso di secoli avevano veramente peccato, facevano parte dei popoli che Dio voleva distruggere per il loro peccato, non perché Dio ce l'aveva con qualcuno, ma persone che hanno in sé e permettono a un seme di crescere. Ed è molto interessante, ma ve lo voglio rileggere. Era stato espressamente riferito ai tuoi servi, quindi loro avevano sentito, qualcuno gli aveva detto che il tuo Dio, il Signore, aveva ordinato al suo servo Mosè di darvi tutto il paese. E noi per causa vostra siamo stati in gran timore. Giorno dopo giorno la parola di Dio a noi ci avvisa che il Signore sta tornando. La parola di Dio ci avvisa che il Signore tornerà a rapire la sua sposa, che questo mondo finirà. E noi lasciamo correre i giorni. Lasciamo scivolare dalle nostre mani. Eppure non è la stessa parola che questi hanno udito, che il Signore aveva detto a Mosè. Mosè, vai. Perché quella è la terra, quelli sono i popoli che voi dovete conquistare, quella è la terra che io ho promesso al mio servo Abramo, che ho confermato in Isacco e ho chiamato Giacobbe, formando la mia tribù, prendendo i suoi figli, facendoli moltiplicare. Ed è la stessa cosa. Perché il regno è stato dato a Cristo e Cristo tornerà e regnerà sulla terra per mettere ordine e poi tutto finirà. E come questi popoli hanno dovuto aspettare del tempo, il tempo dove il popolo di Israele che ha peccato, sono passati altri 40 anni, più qualche altro periodo dove c'è la presa di Gerico, di Ai. Finché non arriviamo a questo fatto, allora la parola di Dio giace così in riposo sul ritorno di Cristo, ma verrà. E noi non siamo presi da grande angoscia. Noi prendiamo queste parole, non permettiamo allo Spirito Santo di produrre in noi quell'angoscia che ci porterebbe al pentimento, al ravvedimento. Se andiamo avanti nella storia, troviamo che dopo 45 anni il popolo di Israele non ha ancora conquistato tutte le sue terre. Troviamo che il popolo di Israele non è riuscito a scacciare tutti i propri nemici. Ma troviamo questi Gabonaiti che hanno il loro ruolo al servizio di Dio. E mentre Israele va da una parte all'altra, e piano piano iniziano conflitti e nasceranno dei seri problemi. I Gabonaiti rimarranno spaccalegna, persone semplici che portano dell'acqua all'altare del Signore. Un popolo preso che doveva essere votato allo sterminio, un popolo che viene onorato. E la gente dice: adesso voi sarete maledetti, sarete sempre portatori di acqua nella casa di Dio. Oh, servire il Signore nel suo tempio non è una maledizione. Il Signore mi ha salvato la vita, io dovevo essere distrutto. Era stata data una sentenza sulla mia vita, era giunta la fine per me. Il popolo era arrivato, erano pronti, erano più forti, il Signore gli stava dando le vittorie, quindi noi non ce l'avremmo fatta, saremmo morti. E quando gli altri vengono a sapere questo, Gabon dice: aiutateci, vi prego aiutateci, perché gli altri popoli, gli altri re, stanno venendo a conquistarci. E Dio tramite Gesù andrà a combattere con loro per salvare il loro popolo. Un popolo che non doveva essere chiamato. Un popolo che doveva essere distrutto e un popolo che sente queste frasi, che
Dio aveva detto a Mosè. Ma come gli sono arrivate le orecchie? E perché ci hanno creduto? Che cos'è che gli ha fatto venire questa paura e questa angoscia? Se non il nome, l'autorità potente di Dio. E allora ci sono delle volte dove sembra che il nostro futuro, il nostro destino, che le cose devono andare così. Ci sono a volte delle sentenze di morte. In questo caso erano molto particolari perché quest'ordine di distruggere era nato proprio da Dio. Perché bisognava togliere questo peccato. A un certo punto, in un versetto della Bibbia dice: io non ti ho dato ancora quelle terre perché la loro abominazione, il loro peccato non è ancora giunto al culmine. Perché il Signore è paziente con ognuno di noi. Ma quando arriva il momento, loro, un popolo intero, non una persona, crede a quelle parole. In un qualche modo mi ricordo un po' Ninive quando Giona va a predicare. Una grande città piena di peccato, il Signore la vuole distruggere, proprio come aveva fatto con Sodoma e Gomorra. Ma credono, si umiliano e il Signore salvò tutta quella generazione. E su di noi pende l'ira di Dio. Perché chi ci allontana dall'ira di Dio è il sangue di Cristo. Sopra di noi è vero c'è anche l'amore di Dio, ma l'amore è mischiato alla giustizia. E la giustizia dice che noi abbiamo fallito e che noi dobbiamo pagare. E non è colpa di nessuno, è colpa nostra. Che belle parole, gli rivolgono ancora. Hanno un'umiltà particolare questi uomini. E ora eccoci qui nelle tue mani, trattaci come ti pare, come sia giusto fare. Quanto sarebbe bello che il nostro cuore potesse andare alla presenza di Dio con le stesse parole. Signore, noi non dovremmo più esserci, dovremmo essere consumati davanti alla tua santità, davanti alla tua giustizia, davanti al tuo trono che può resistere. Siamo qui. Ma abbiamo sentito, abbiamo letto che tu hai mandato Gesù per darci una possibilità. Trattaci come vuoi, ma noi vogliamo provare questa possibilità, vogliamo credere nel suo sangue, vogliamo credere che lui è venuto per darci vita quando doveva esserci morte. È venuto per darci benedizione quando eravamo maledetti. È venuto per darci gioia quando il nostro cuore è turbato. È venuto per darci compagnia quando ci sentiamo soli, non capiti, avvolti dai pensieri. È venuto per sistemare tutto. E questo è ciò che fanno ancora fino al di oggi. Sapete, il Signore li proteggerà, li benedirà a talmente punto che quando arriverà il grande re Davide, il Signore gli dirà: c'è un patto da mettere a posto che è stato trasgredito da Saul. E verranno uccisi dei discendenti di Saul. Perché Saul aveva toccato dei Gabonaiti. In quell'occasione Davide risparmiò la vita a Mefiboset. Questo potrebbe essere la nostra storia. Potremmo
nel cammino errante della nostra vita, in mezzo ai nostri errori. Ci è giunto un messaggio, ma stavolta non è stato Dio che ha parlato a Mosè, è stato Dio che ha mandato Gesù. E questo messaggio arriva forte a noi. Venite a me. È Gesù che ci sta invitando, non abbiamo bisogno di ingannarlo, di preparare del pane secco, del vino vuoto, perché Gesù è sia pane che vino. E non ti dice neanche che devi andare lontano, perché è stato Gesù che è sceso dal cielo ed è venuto fino a noi. Non abbiamo grande timore della nostra vita. E quando non abbiamo questo timore, non abbiamo questo pensiero, è forse perché tante volte siamo increduli. Forse non crediamo veramente che il Signore tornerà. Forse non crediamo veramente che il Signore giudicherà i popoli. Perché altrimenti il nostro cuore sarebbe un attimino più teso. Io se devo affrontare un giudizio inizio a pensare, inizio a guardare. Pensiamo solo se dobbiamo fare un piccolo intervento. Pensiamo solo se dobbiamo andare dal dentista, se ci procurerà del male. Se credessimo alle parole veramente dell'Evangelo, come potrebbe stare l'anima nostra? Ma Satana la intorpidisce, la vela, ci fa vivere come in un sogno, fa passare il tempo. E a volte purtroppo davanti allo specchio ci fa vedere anche giusti. Io sto cercando, sto facendo. Ma c'è solo un nome che può decidere del tuo futuro. E c'è solo una persona che è stata inviata per te. Sono un esempio per noi questi signori. Per causa vostra noi eravamo in angoscia, solo perché avevamo sentito. Il Signore ci sta continuando a parlare con la sua parola, sempre di continuo, perché ama l'anima nostra. Ma il salario del peccato è la morte. Il dono di Dio nella vita viene solo da Cristo Gesù. Non c'è. Ho capito, non ho capito, sono bravo, mi sto impegnando. C'è il sì del figlio che dice sì, è mio. Padre, è mio. Non c'è stato bravo o cattivo, alto o basso. C'è il sì in lui. Sono qui, Signore. Decidi te. Ma io sono stato preso da grande angoscia nella mia vita, perché io credo che quello che è scritto è vero. Cosa mi metterai a fare? Quello che succederà dopo io non lo so, ma avevo bisogno di venire davanti a te e di poterti dire, eccomi nelle tue mani. A un certo punto il popolo che se l'è presa con la comunità deve ascoltare queste parole. Noi abbiamo giurato loro nel nome del Signore Dio di Israele, perciò non li possiamo toccare. Ma come? Dovevate distruggerli, adesso non li potete toccare. Ecco quello che faremo. Li lasceremo in vita. Per non attirarci addosso l'ira del Signore, da maledetti a benedetti, da perseguitati a essere uccisi a protetti dalla mano di Dio. E addirittura adesso se li toccano, si tirano addosso loro l'ira di Dio. Come può cambiare la mia vita e la tua, il Signore, in questa sera, in questi giorni? Volgere il nostro cuore, farlo aprire alla sua presenza, sentire questo peso che rotola via,
per sentire la sua protezione. Sì, sei mio. C'è gioia nella casa di Dio. È un piacere poter spaccare la legna nella casa di Dio, portare dell'acqua nella casa di Dio. Perché il Signore dà le forze, dà la gioia. Questi re annebbiati, che avevano sentito anche loro le parole di Mosè, avevano già visto quello che era successo a Gerico, a Dai. Invece si mettono insieme questi cinque re e vanno contro Gabon. Il Signore invece scenderà. E allungherà anche il giorno per sterminarli. Pensate che Dio non si sarebbe arreso anche alle loro preghiere se insieme a loro fossero andati in ginocchio dicendo: abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo visto come sono cadute quelle mura. Non c'è nessun Dio pari al vostro Dio. O probabilmente qualcuno avrebbe potuto anche dire: lasciamo la nostra terra, ve la diamo, non c'è bisogno che la conquistate. Noi non possiamo niente contro un Dio che ferma il Giordano. Non possiamo fare niente contro un Dio che basta che la gente cammina e cadono le mura. E quelle 36 persone che sono morte del popolo di Israele sono morte semplicemente perché loro avevano portato dell'interdetto, avevano portato disubbidienza. Altrimenti, se il popolo di Israele rimane fedele, non c'è scampo per noi. Invece loro si uniscono, perché il mondo fa così. Quando vede che una sola persona sta cercando Dio, si unisce per fermarla. Perché Satana non vuole che tu ti arrendi, che io mi arrenda. Non vuole che tu raggiungi la salvezza. Vuole difendere ciò che è suo. Ma il Signore, il sole si fermò e la luna rimase al suo posto finché la nazione si fu vendicata di tutti questi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? E il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E mai né prima né poi c'è stato un giorno simile a quello nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo perché il Signore combatteva per Israele. E Israele stava conquistando e difendendo la terra di Gabon. Non sei maledetto se porti l'acqua nella casa di Dio, sei privilegiato perché il Signore poi difende i tuoi confini. Allora concludo dicendo: è tempo che andiamo alla presenza di Dio. Signore, siamo qui. Devi fare tu quello che è giusto. Mi fermo.